Emanuele Filoni vi saluta. Oggi, ragazzi, andremo a trattare tre match che si sono svolti 2 giorni fa. Insomma, oggi è lunedì. Questo video è del lunedì, quindi andremo a trattare innanzitutto Roma-Empoli che si è svolta 2 giorni fa, e poi Juve-Florencia e il derby di Milano, il primo storico derby di Milano per quanto riguarda il femminile, ovvero per quanto riguarda, per la precisione, la Serie A femminile, ovvero Inter e Milan. Allora, innanzitutto parliamo di Roma-Empoli, una partita che ha visto una Roma veramente travolgente, specialmente nei primi minuti di gioco, e lì la partita la chiudi se fai un 2-0 dopo i primi 20 minuti di gioco. È difficile che una squadra non attrezzata dal punto di vista qualitativo come l'Empoli riesca a ribaltare un risultato del genere. Il primo gol è di Vanessa Bernabéu, che in questa stagione secondo me poteva fare. Può far tanto, ma può far anche di meno dell'altra stagione. Vi spiego perché. Può far tanto perché ha vicino delle grandissime giocatrici come Manuela Giulia, come Andrine Eggerberg. Però pensavo che magari molte volte non partisse neanche dall'inizio. Invece è partita dall'inizio e Betty Bagnoli, secondo me, l'ha costruita molto bene questa partita. L'ha costruita come un castello di sabbia, veramente. E molto molto bene. Il secondo gol arriva dopo una buona azione di fisico, appunto di prepoviolenza, come la chiamo io, di Agnese Bonfantini, molto forte fisicamente, una delle più forti secondo me per quanto riguarda il campionato italiano di Serie A femminile. E palla che, cioè, prova un tiro un po' sporcato e poi sulla traiettoria c'è l'Insitoma che la mette dentro per il 2-0, e già lì vedevo un Empoli molto molto sotto morale, diciamo. Dopo i due gol, appunto, se non sbaglio, dopo i due gol c'è stata anche una traversa di Bernabéu sul grande tiro da, appunto, dai 25-30 metri. Il secondo tempo invece ha visto altri due gol della Roma con Bonfantini, destro chirurgico alla destra dell'esterno difensore dell'Empoli, e poi l'ultimo gol contropiede con Anna Maria Serturini. E diciamo la verità, la Roma ha meritato, perché sì, magari l'Empoli avrebbe meritato un gol, c'è stata anche una traversa dell'Empoli Ladies, però, fin dei conti, la Roma ha segnato 4 gol, quindi diciamo la verità, ha meritato, ha strameritato. E dopo andremo a vedere la classifica. Sì, diciamo che l'Empoli è un po' sfortunato. Ha incontrato la Juve, quindi ha incontrato l'Inter, ha incontrato la Roma, quindi tre grandi squadre a 0 punti. Io non vedrei per adesso la classifica per quanto riguarda l'Empoli, non la vedrei. Ora parliamo di Juve-Florencia. Anche qua una partita, devo dire, un po' strana, nel senso, no, strana perché se non ho visto due squadre, cioè la Juve è molto affaticata, specialmente il primo tempo. Forse il fatto di giocare troppo centralmente non ha aiutato la squadra di Rita Guarino, che ovviamente ha dovuto cambiare durante il secondo tempo. Primo tempo terminato, se non sbaglio, sul punteggio, sì, di 1-1, con il gol di Cristiana Girelli, come al solito, colpo di testa sul secondo palo, e un altro gol sempre sul secondo palo con Eva Dupuy, che secondo me è la giocatrice più forte del Firenze, insieme anche a Megan Kelly e Martinucci, diciamo che, e alla Doncus ovviamente. Però il Firenze ha delle carenze nette, chiare, limpide, fisiche. Non fisicamente per quanto riguarda alcune giocatrici appena citate, ma dal punto di vista strategico, dal punto di vista tattico, a volte l'ho viste molto male. Cioè, è chiaro che non sono giocatrici d'alto livello quelle di Florenza San Gimignano, con tutto rispetto, l'ammiro come squadra, ammiro la società. Purtroppo c'è questa Fiorentina che sta sempre davanti al Florenza, è normale, insomma, le risorse sono abbastanza differenti. Però io credo che il Florenza possa salvarsi. Io, ma anche l'Empoli, infatti è strano vederla a 0 punti, devo dire la verità, è molto strano a questo punto, ed è strano vedere la Pink Bari con 3 punti per 3 pareggi, la loro obbliga un punto ci può stare, però per mio, ecco, secondo me, per quello che ho potuto vedere, Tavagnacco e Robbica, se non potevano anche loro stare a 0 punti, Tavagnacco a 2 punti, però non lo so, il campionato è appena iniziato, ora non voglio dire che il Tavagnacco Robbica non meritino quei punti, però neanche il Florenza e l'Empoli Ladies meritano 0 punti, ecco, a parer mio. Non perché hanno perso 4-0 o perché hanno perso 3-1 con la Juve, 4-0 con la Roma, ma perché ho visto un po' tutte le partite da Florenza e un po' di meno, però l'Empoli le ho viste tutte, e devo dire la verità,
qualcosa in più meritavano, magari un pareggio, magari con l'Inter anche per dire, ma anche con la Juve hanno giocato molto bene e se avessero pareggiato nessuno avrebbe detto niente. Quindi, diciamo la verità, molto sfortunate. E stavo dicendo 1-1, finisce il primo tempo 1-1. Però poi il secondo tempo cambia. Il secondo tempo la Juve trova il bandolo della matassa, riesce a giocare molto più velocemente, con molta più tecnica e logica anche. Un miglior secondo tempo anche di Risa Bottin, ma di tutta la Juve, per il mio, con il gol di Semrat. Però la Juve che segna, la Juve è una grande squadra, qua lo dimostra in questi gol. Segnare anche quando non si riesce a segnare. Anche quando non si riesce a giocare, questa è una cosa fondamentale nel gioco del calcio. Perché dici, ho 10 soluzioni, ma ne metto, ma con 9 soluzioni non riesco a segnare, vado con la decima soluzione, quella del colpo di testa e due gol, per i primi due gol della Juve vengono così. Questo è fondamentale. Sembrano due gol, vabbè, ma questi segnano soltanto sul calcio, su calcio piazzato. Va bene, ma segnano. E questa è la differenza magari rispetto a altre squadre. E il Florenza, sotto quel punto di vista, l'ho trovato un po' impreparato, un po' l'inesperienza, un po' vuoi che non ero messo in campo bene dal punto di vista sui calci piazzati, non perché Ardito ha fatto un gran lavoro, assolutamente, però poi è chiaro che l'allenatore, la mano dell'allenatore si vede fino a un certo punto, per me, ma questo è in tutte le partite, cioè in campo ci vanno i giocatori, se le giocatrici sbagliano una tattica, poi l'allenatore se ne prende responsabilità, ma poi sono giocatrici che vanno in campo, per il mio, la grinta ce la mettono le giocatrici, e secondo me la grinta l'ha un po' persa nel secondo tempo il Florenzia, che però non può recriminare niente, è stata sconfitta dalla Juve. Stavo dicendo 2-1, gol di Sembrant, e poi Mario Alves, bellissima azione della Juve, con Girelli, Rusucci e poi Mario Alves, tutta in verticale. E devo dire che così si gioca a calcio. Gioco semplice, gioco del calcio è gioco semplice, non è un gioco complesso, ragazzi. È un gioco semplice, ma che ci vuole grinta, tecnica e qualità. Semplice perché molti gol. Cioè, anche questa azione, se uno vede questa azione, vabbè, ma è tutto così facile. È tutto così facile, un po' vuoi per il demerito del Florenzi, un po' vuoi per il merito della Juve, un po' vuoi perché comunque hanno qualità, sanno giocare in verticale, la Juve sa giocare benissimo in verticale, non è vero che non sa giocare in verticale, ma è una squadra che vince due volte il campionato, non sa giocare in verticale, lo sa fare benissimo, e poi insomma, giocatrici velocissimi, questo fa la differenza. Io dico che nel calcio di oggi, oltre alla tecnica, se trovi quelle giocatrici veloci, veloci e tecniche, chiaramente nel calcio femminile fanno la differenza, perché nel calcio femminile, a differenza di quello maschile, ci sono ancora grandi differenze tra giocatrici. Se tu prendi una giocatrice, perché tante giocatrici fanno 120 gol in nazionale e altre ne fanno 5 in 40 partite? È vero, conta anche il tipo di nazionale in cui uno gioca, ci sta tutto questa definizione. Però poi, se mi prendo una McDonald's degli Stati Uniti e un Alex Morgan, la differenza è netta. Nonostante McDonald's sia un'ottima giocatrice, ma per il mio Alex Morgan è ancora di più. Non è una giocatrice, secondo me, da leggenda Alex Morgan. Io metto le mani avanti su questo. Per esempio, Deborah Salvatore Rinaldi e Giacinti. La Rinaldi farà meno storia, dal punto di vista storia, dal punto di vista dell'eccellenza, farà meno storia di una Valentina Giacinti. Perché la Giacinti fa più un gioco che viene apprezzato un po' di più, ma la Rinaldi fa un gioco altrettanto importante, la Rinaldi però si mette meno in evidenza secondo me. Ma già il fatto che la Giacinti viene fatta partire dall'inizio perché è il capitano, ma perché è la giocatrice in più del Milan, e poi la Rinaldi Ganze la mette nel secondo tempo. Ecco, detto questo, quindi 3-1 per la Juve, passiamo appunto al primo derby storico Inter Milan. Beh, l'inizio subito il Milan con cross dove Bergamaschi se la trova un po' dietro e quindi non riesce a indirizzarla praticamente a 1,5 metri dalla porta, dalla linea di porta, con una Marchitelli battuta, e neanche Giacinti fa lo stesso. Probabilmente il movimento di Giacinti, che non riesce a colpire la palla, distrae e disturba Bergamaschi, che comunque ha giocato molto bene. Poi Marinelli ci prova. Veramente un tiro a giro bellissimo, palla che scheggia il palo esterno e va fuori. Il Milan poi gli annullano un gol. Ah no, qua, scusate. Prima gol annullato del Milan, per il mio gioco netto, insomma. Poi Marinelli tira da sinistra verso destra, si accentra e il tiro va poco fuori. E poi Dominica Cioncio fa l'1-0 dopo una bellissima azione, bravissima Fusetti. Questa è una cosa che molte volte non si vede, ma quella palla recuperata di Fusetti permette un contropiede
o comunque permette un'azione straoffensiva del Milan con l'Inter messa male. Quindi il gol secondo me lo fa tantissimo Fusetti con quella pagina numero 6 dalla Baresi, quindi diciamo che sarà molto Baresi, quella, con tutte le proporzioni possibili chiaramente, Laura Fusetti, ma grandissima difensora per il mio, sempre molto concentrata, attenta, difficile da superare, mi pare abbia commesso soltanto un errore, ma quindi cioè, ci può stare un errore durante una partita, ma uno solo, poi fai 3.000 interventi positivi, una dei migliori a parer mio. Ma probabilmente nessuno la ricorda, la pensa perché è difensore. Questo è un po' il brutto del calcio, ecco, se vogliamo. Del calcio maschile, ma anche di quello femminile. Perché poi alla fine si ricordano un po' del calcio totale, soltanto gli attaccanti, il centrocampista, se vogliamo, un po'. Ma l'attaccante è quello che ovviamente fa gol, è quello che poi mette il timbro. Ma anche come giusto che sia, da un punto di vista dall'altro, non tanto. Quindi Domenica Ciancio, poi palla. Scusate, ripetiamo l'azione. Laura Fusetti recupera palla, bellissimo intervento di scivolata. Poi Valentina Giacinti in profondità. Mi sembra su passaggio filtrante di Lady Andrade, di cui ho qualcosa da dire. E poi, appunto, palla indietro, bravissima, quasi fosse sul dischetto del rigore, del calcio di rigore. E sul dischetto dell'area, appunto, Domenica Ciancio fa l'1-0, appunto. Spiazza la Marchitelli e 1-0 Milan. All'ultimo paradona di Coranciova su un colpo di testa di Terenzi, e devo dire anche che Coranciova si fa trovare pronta perché non è mai facile per un portiere non essere mai impegnato, comunque direttamente impegnata, e poi trovarsi queste palle un po' così. Il secondo tempo si apre, cioè si apre, diciamo dopo qualche minuto si apre poi con un gol straordinario. Un gol straordinario di Marinelli, che io reputo non solo la migliore dell'Inter, ma proprio la giocatrice in più, una giocatrice fantastica che da sola ti può mettere in difficoltà mezza difesa. Io credo che questa giocatrice, non vorrei, ma ci abbiano messo gli occhi addosso anche squadre importanti. 21 anni, margini di miglioramento importanti, ma attenzione perché secondo me ci saranno grandissimissimissime proposte per lei e per la Serturini, quindi tenetevi pronti. E un grandissimo gol sotto il set, da sinistra a destra a centrarsi, palla sotto il set, imparabile per la Coreggiova. 2-1, poi subito dopo, insomma 2 minuti, cross di Tuccieri. Cioè, ragazzi, come ha protetto quella palla? Come l'ha stoppata Deborah Salvatore Rinaldi? Palla dietro, quasi automatico. Destro all'angolino alto, diciamo, di ancora Domenica Cioncia, ragazzi. Un altro gol, insomma, che è, questo non solo bello, ma anche straimportante perché rimette il Milan sui binari giusti per la vittoria, insomma. E poi diciamo che da lì l'Inter si affossa un po', non riesce a mostrare quel carattere necessario, un po' vuoi per l'inesperienza, un po' vuoi per il merito del Milan, per controbaltare, per ribaltare la partita, e quindi diciamo che poi è arrivato il 3-1 finale su cross di Bergamaschi di Rinaldi, che anche lei giocatrice fantastica. Comunque questo campionato è molto bello proprio per questi motivi, cioè i gol non sono mai fatti a caso innanzitutto. C'è sempre un costrutto dietro, basta vedere i gol di oggi. Cioè, anche come ha lavorato il pallone d'Arenzi per il gol di Marinelli. È vero, forse l'Inter ha giocato molto su quell'azione. Cioè, Marinelli uno contro uno, mi accentro e vado al tiro. Però, non, però e questo forse Attilio Sorbi, il mister dell'Inter, deve magari cambiare, anche variare un po' lo stile offensivo, perché magari dopo diventi troppo prevedibile e dopo Marinelli non ha neanche quegli spazi necessari, ce l'ha avuti un po', ecco. Forse Ganzo dal punto di vista difensivo deve ancora un po' migliorare, certo. Sono un attaccante, non possiamo chiedergli miracoli. Già sta facendo i miracoli adesso col Milan. E quindi, però, comunque detto questo, il Milan ha strameritato per me il 3-1. Forse 2-1, ecco, più che 3-1, 2-1, però vabbè. Ha fatto 3-1 e così va bene. Migliore in campo la Cionce, chiaramente non possiamo, perché comunque ha anche recuperato molti palloni, anche a centrocampo ha fatto benissimo oltre 2 gol. La Giacinti come sempre, perché non possiamo dire che anche se non segna fa un lavoro straordinario, ma anche la Rinaldi, anche la Fusetta, anche la Tuccieri un po' di meno magari, però anche l'ha fatto una buonissima partita. Migliore in campo però secondo me va diviso anche con la Bergamaschi, ecco, un po' è difficile dare
Se devo dare uno lo do alla Cioncia proprio per i due gol, ma non solo per i due gol. E poi peggiore in campo, molti hanno detto la Goldoni, sono sicuramente d'accordo, ma io direi anche la Fragaros che non ci ha capito niente su quella fascia. Mi dispiace, l'ho vista bene con l'Empoli la Fragaros, ma non oggi, sinceramente poco, anzi quasi per nulla positiva, ecco, negativa, ecco. Ma ovviamente valori che vengono dati per questa partita e non per il valore assoluto della giocatrice, assolutamente. Per concludere questo video, andiamo un po' a riguardarci la classifica, perché Milan è a 9 punti, ovviamente primo davanti, cioè la Juve anche a 9 punti, ma per una differenza reti è primo, diciamo, se dovesse finire così il campionato, poi il Milan vincerebbe lo scudetto. Juve a 9 punti, ripetiamo, giallorosse per Milan, sì, la Roma, scusate, stavo pensando al Milan ancora, a 6 punti, Fiorentina a 6 punti, però la Roma, siccome ha battuto la Fiorentina, e siccome comunque sia differenza reti, penso che conti. Prima, sì, scusate, allora, il Milan è primo, prima della Juve, anche se ha pari punti, perché al momento non ci sono stati scontri diretti tra i due, però in questo caso si contano i gol fatti, i gol subiti, e in questo caso il Milan ne ha fatti 10, ne ha subiti, quindi differenza reti è di 8, differenza reti della Juve paradossalmente è di 5, quindi 3 gol di differenza importanti, eh. Sicuramente uno come Gans si fa segnare, non che la Morace l'anno scorso non abbia fatto segnare, anzi, però sicuramente è qualcosa in più secondo me a questa squadra, un valore aggiunto. Stavo dicendo, Roma a 6 punti, Fiorentina a 6 punti, Verona a 5, Verona, mamma mia ragazzi, mi sta piacendo tantissimo, non ha mai perso insieme alla Big Bari, e sono forse le due squadre sorprese di questo campionato. Poi Sassuolo con 4 punti, devo dire la verità, Sassuolo può fare di più, secondo me può fare di più. L'Inter 4 punti, ma è chiaro che l'Inter adesso si trova messa male, perché nella prossima partita avrà la Juve, ragazzi, non sarà assolutamente facile. Non, al momento io vedo la Juve nettamente favorita, ma anche in virtù di questa sconfitta. Però talvolta dopo queste sconfitte nei derby la squadra si rianima clamorosamente, quindi non lo so. Big Bari 3 punti, Tavagnacco 2 e Robica 1, Florenzi e Empoli 3 di 0 punti. Beh, detto questo, ragazzi, con questo è veramente tutto. Appuntamento, ragazzi, e come sempre, alla prossima!